Buongiorno caro amico, cara amica, per te che sei un fratello in Cristo, una sorella nella via di Cristo Gesù, un buongiorno a te, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Abbiamo incominciato insieme durante proprio questa settimana, durante la prima settimana del 2021, a leggere la Bibbia. Io propongo a te un cammino di lettura della parola di Dio, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Un pezzettino ogni giorno, che possiamo lasciare questa parola parlare profondamente al nostro cuore. È un tempo di lettura che ci vorrà un po' di tempo, diversi mesi, però se te non hai mai letto la Bibbia, vieni con me a leggere e a scoprire il proposito di Dio per la tua vita. È un impegno per me, è un impegno anche per te. Alla mattina tu puoi partecipare con noi ad Alba Nuova, tempo in cui noi preghiamo al Signore, quindi dalle 7 del mattino, dal lunedì al venerdì, però a mezzogiorno c'è questo tempo di lettura della parola di Dio. Lo puoi vedere dal vivo o puoi vederlo in differita in qualsiasi orario e luogo che tu preferisci e quindi che sia più comodo per la tua vita. Allora leggiamo insieme la parola del Signore. Noi vogliamo leggere questa mattina Genesi capitolo 5 e Genesi capitolo 6. Quindi siamo nel primo libro della parola del Signore. La parola di Dio dice così in Genesi capitolo 5. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse dopo aver generato Set fu di 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Mahalalel. E Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Mahalalel visse 65 anni e generò Jared. E Mahalalel, dopo aver generato Jared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Mahalalel visse fu di 895 anni, poi morì. E Jared visse 162 anni e generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Metusela visse 187 anni e generò Lamech. E Metusela, dopo aver generato Lamech, visse 782 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo
che Metusela visse fu di 969 anni, poi morì. Lamec visse 182 anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Lamec, dopo aver generato Noè, visse 595 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Lamec visse fu di 777 anni, poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafté. Capitolo 6 del libro della Genesi. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io esterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè, dice la parola, trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafté. Ora la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine dei giorni, alla fine di ogni essere vivente, è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e gli darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e uno piano e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le loro specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così, come tutto quello che Dio gli aveva comandato.
parola del nostro Signore. Io ringrazio per la parola di Dio e ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Signore, benedice questa parola che entra nel nostro cuore, che possiamo camminare come Noè ha camminato, camminando con Dio, pur essendo in mezzo a una generazione e a un popolo corrotto che spesso non fa proprio la tua volontà. Signore, abbi misericordia di noi, che possiamo essere obbedienti e attenti alla tua parola, nel nome di Gesù. Ci vediamo domani, se il Signore così vorrà, per questo tempo di lettura della parola del Signore. Dio ti benedica, nel nome di Gesù.